Io sono felice di tornare qui ogni volta perché è un pubblico intelligente, formato, che ha voglia di ascoltare. È capace di ascoltare. Bellissimo. Allora, è un testo, certamente è un'operazione culturale diversa, un testo che si fa meno, che si pratica meno, quindi c'è bisogno di attenzione e di un pubblico, come dicevo prima, formato, che capisca la parola, il verso, l'intenzione dell'attore, perché questo è un teatro di parola. Quindi, io ho sempre il dubbio quando faccio il mio lavoro e entro in palcoscenico, ma è un dubbio sano perché ti permette di indagare e di migliorare, perché quello che facciamo è comunicare una storia, un'emozione e dobbiamo farlo nel tempo prestabilito, quindi è una disciplina nostra che tiene il pubblico e quindi andare a avere, ma fa tanto l'attore e la storia che racconti. Questa è un'operazione culturale che nasce a Vicenza, al Teatro Olimpico. Che per fortuna si è fatta poco e per cui abbiamo avuto la possibilità di colpire, diciamo, in maniera diversa. È interessante, portare in giro qualcosa che è stato fatto meno. Quindi c'è l'esperimento, c'è la voglia di capire se viene capito fino in fondo. È un testo importante, ha una storia bellissima, è una scrittura complicata. Quindi anche recitarla è complicata. Qual è il significato? La tentazione in questa maniera non verrà più. Ribelli di York, Londra, Salisbury hanno riempito le coste di spie e hanno cercato di mandare ad incontrarmi gente che mi odia. Informato per grazia di Dio dei loro calcoli, inviai le mie lettere in un giorno diverso. Dopo la traversata attraversata, trovai a Sandwich, Brock, Varenne, Salisbury, tutta gente che aveva giurato di spiccarmi il capo dal Cosa guardo? Guardo lì. Hop. Questo pubblico del Teatro Pirandello, come l'hai trovato? Sempre in forma, io sono felice di tornare qui ogni volta perché è un pubblico intelligente, formato, che ha voglia di ascoltare, è capace di ascoltare, bellissimo. Avevi qualche dubbio su questo spettacolo? No, allora è un testo, certamente è un'operazione culturale diversa, un testo che si fa meno, che si pratica meno, quindi c'è bisogno di attenzione e di un pubblico, come dicevo prima, formato, che capisca la parola, il verso, l'intenzione dell'attore, perché questo è un teatro di parola. Quindi io ho sempre il dubbio quando faccio il mio lavoro e entro in palcoscenico, ma è un dubbio sano perché ti permette di indagare e di migliorare, perché quello che facciamo è comunicare una storia, un'emozione e dobbiamo farlo nel tempo prestabilito. Quindi è una disciplina nostra che tiene il pubblico e quindi andare a avere, ma fa tanto l'attore e la storia che racconti. Questa è un'operazione culturale che nasce a Vicenza, al Teatro Olimpico, che per fortuna si è fatta poco e per cui abbiamo avuto la possibilità di colpire, diciamo, in maniera diversa. È interessante, portare in giro qualcosa che è stato fatto meno. Quindi c'è l'esperimento, c'è la voglia di capire se viene capito fino in fondo. È un testo importante, ha una storia bellissima. È una scrittura complicata, quindi anche recitarla è complicata. Per il futuro, quando ti rivedremo ad Agrigento. Ma spero presto. Io ho un po' di cose in pentola che bollono. Adesso prendo, ad aprile farò di nuovo il mio testo Spose, che è uno spettacolo al quale tengo molto, perché racconta una storia vera, che è la storia del primo matrimonio gay avvenuto in Spagna nei primi del Novecento e mai annullato tra due donne. E quindi farò ancora girare questo progetto e poi ci sono dei pensieri nuovi.